Mi siete sposati? In questo scherzo proveremo a testare la fiducia che Demis ripone in Lisa, ovvero faremo credere allo sposo che Lisa sia corteggiata da un misterioso personaggio conosciuto durante il suo addio al nubilato. Lui è Alessandro, tifoso della Magica, un vero lupacchiotto. Alessandro per l'occasione si farà conoscere come Luca Cervi, nome scelto non per caso. Sull'account Facebook del futuro sposo cominciano ad arrivare messaggi da un certo Luca Cervi, che gli comunica di aver conosciuto Lisa e di essersi perdutamente innamorato di lei. Dovrei sedermi io accanto a te. No, guarda, ti ringrazio, sto bene così. Poi con un piagnucolone, fatti vedere da qualcuno bravo. Tu non hai capito, non parlavo di te, ma di lei. Certe persone non meriterebbero di avere accanto un tesoro che io non potrò avere mai. Lisa, ovviamente, nega tutto. Finché arriviamo al giorno del matrimonio, che per Demis non poteva cominciare peggio. Ovvero, la consegna di un regalo da parte di Luca Cervi. Ti sposi tu? Sì. Ah, auguri, eh? Allora, ho bisogno. Allora, questo è il suo pacco. Evidentemente qualche amico. Ti sposi? Oggi sì. Oh, auguri. Allora, mi fai una firmetta qui. Certo che anche il tuo amico che si chiama Cervi, Luca Cervi. No, non è un amico, uno che mi come sta no? Già un po' incontinuamente. Ah, davvero? Sì. A rondinella! È arrivato il Cervo! Ciao. Ciao. Piacere, Luca Cervi. Ah, mica, pensiero tutto tuo. Sì, dovevo parlare un attimo di questa situazione. No. Vorrei sapere anch'io, infatti. Perché io mi so, sinceramente. Io mi sono innamorato. Il problema è tuo. Pure tuo è il problema. Perché io vorrei capire un attimino che devo fare. Andare a fare in culo. 1-0 per Demis. Palla al centro. Perché? Perché oggi mi sposo. Lo so, però io sono venuto a te a chiedere in amicizia sta cosa. L'ho conosciuta. Ma tu non ti ho mai visto? Io ho visto lei, ho conosciuto lei però. E con lei ci ha parlato? Sì, ci ho parlato, certo. Allora che non si presenti al matrimonio oggi? Se vuole stare con te. Certo, io oggi però al matrimonio. Ma nel matrimonio non vieni invece. Non hai da fare niente te. No, io adesso stai tranquillo perché voglio essere amico tuo. No, tu non sei mio amico. Non sai chi sei. Ho capito, io però so chi è lei. Io mi sono innamorato, una ragazza dolcissima. Per quello che la sposa. Magari lei decide di stare con me, tu che ne puoi sapere? Chiamala adesso che decida subito, tu al matrimonio non ci vieni. Se vuole stare con te non ci viene neanche lei, festeggiamo solo noi. Tu parla con lei perché lei sicuramente. Io, parlo io nessuno, lei, non lei so neanche chi sei. Vabbè, però non ti avvicinare però. No, stai là te. Te sei venuto qua a casa di mio papà che non so neanche chi sei. Appunto io. Nessuno, lei. Io però l'ho conosciuta pure alla al nubilato. Ho stato veloce perché le due erano già a casa, sento un tipo. Sì, però abbiamo parlato e lei mi ha garantito che ti ha parlato e ti ha raccontato tutto. Ma ha raccontato tutto. E lei mi ha detto questo però. Adesso la chiamo. Fa come tu vuoi, però io sennò vengo lì al matrimonio con voi. Ti va male a te, vecchio. Ti va molto male se vieni. Dici? Fidati di me. Vabbè. Lascia perdere, non hai chiamato pure la chiamo, gli rovini il matrimonio, io voglio venire con voi, vengo con voi. È qua. E dice che sai tutto, che ti conosci, che ti ho conosciuto da Dio celibato. Oh, è qua adesso. Sono. Lo passo. No, parlasi tu. Ciao, perché non gli hai raccontato tutto? Di noi due? Oh, cosa cosa fa? No, su me, in te. No, vengo le bari un po' girati, faccia. Mi hai detto che non lo conoscevi invece del conoscere. Ma sì. Adesso prendi sulla macchina e vieni qua a prendere tutto, mica andate a fare in tutte e due. Vabbè. Vabbè, io e te se rivediamo al matrimonio, eh. Ciao bello! Temiamo che il matrimonio possa saltare, così diciamo a Lisa di telefonare allo sposo e tranquillizzarlo. Quello è un pazzo! Fortunatamente ci riesce e Demis torna ad esultare per le proprie nozze con i suoi compagni di curva. Ma per Demis non c'è ancora pace perché Luca Cervi ritorna alla carica. Demis! Mi siete sposati? Io le prendo! Ciao Demis, ciao! Abbiamo fatto un regalo! Esatto, perché non si va ai matrimoni senza regali. E sai qual è il tuo regalo? Che ti portiamo in televisione perché sei vittima di scelta matrimoniale!